Tragico frontale questa mattina verso le 6.30 lungo la statale 80, Teramo Giulianova, nei pressi del rettilineo di Mociano Sant'Angelo, poco dopo contrada Selvapiana. Nello schianto tra una betoniera Astra carica di cemento e una Fiat 500 ha perso la vita il conducente dell'utilitaria Emiliano D'Annunzio, giuliese di 36 anni, molto conosciuto per essere titolare del bar Abruzzo 2000 di Bellante Stazione. Sul posto è intervenuta una squadra di vigili del fuoco di Teramo con un mezzo operativo che ha provveduto a estrarre il conducente dalle lamiere, ma il soccorso è stato inutile. L'uomo è deceduto sul colpo, schiacciato all'interno dell'abitacolo che si è accartocciato sotto al camion. Gli agenti della Polizia Stradale di Teramo, diretti dal sostituto commissario Antonio Bernardi, stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente, ma sembra probabile che a causare la perdita di controllo dell'autovettura da parte del 36enne potrebbe essere stato un malore. D'Annunzio si stava recando, come ogni mattina, nel suo esercizio commerciale che si trova ad appena 3 km dal punto dell'incidente e dove c'era la madre Elena già al lavoro. Due anni fa la stessa famiglia fu colta da un grave lutto per la perdita della sorella maggiore di Emiliano, Esterina. Lui stesso avrebbe dovuto sposarsi il prossimo anno. La fidanzata questa mattina lo ha chiamato al telefono e non ha ricevuto risposta. Insospettitasi si è messa in macchina per raggiungere il bar, ma sulla strada da Giulianova si è imbattuta nell'incidente. Quando ha capito e gli agenti della stradale gli hanno dato la tragica notizia, ha avuto un malore e ha avuto bisogno di soccorso. La statale è rimasta chiusa al traffico per oltre 3 ore per consentire il completamento dei rilievi e la pulizia della strada da parte degli operatori dell'ANAS.